1966 venne lanciata l'Alfa Romeo Giulia Spider Duetto, dotata del motore 1600 dell'Alfa Romeo Giulia Spring GT, nella più potente versione veloce. Gli interni della Duetto, con la forma, come la casa si affrettò a precisare, richiama un osso di seppia, ovvero la conchiglia del mollusco cefalopode, in virtù del frontale e della coda arrotondati, raccordati dalle fiancate convesse con una linea di cintura piuttosto bassa. Per la meccanica venne adottato il nuovo autotelaio della Giulia, accorciandone il passo. Nella versione americana le calotte erano in plexiglass e in realtà furono sostituite da una bordatura cromata. Nel 1966 l'unica versione nata per essere una vettura di segmento medio-alto era la Giulia Spider Duetto, dotata del motore con la sigla AR00536, con il classico 4 cilindri bialbero da 1570 cm3, in lega leggera da 109 cavalli, dotato di due carburatori doppio corpo Weber da 40. Oltre all'uscita del Duetto nel 1966 uscì anche Giulia GT Veloce, che in questo periodo avevano scelto di non inserire di nuovo Giulia Sprint GT Veloce, ma solo GT Veloce. Rispetto ai modelli precedenti, oltre alla cilindrata maggiorata da 1570 fino ad arrivare a 1779, cioè 1800, con 114 cavalli, la nuova nata aveva la parte anteriore completamente ridisegnata. Niente più scalino, ma frontale liscio, con mascherina nera a singolo baffo cromato, dotata di quattro fari circolari. I fari posteriori erano specifici del modello con il catadiotto rinfrangente, posto orizzontalmente al centro del faro. Caratteristica distintiva del modello sono gli stemmi rotondi smaltati, raffiguranti il quadrifoglio dorato sui montanti posteriori. Anche gli interni presentavano una nuova plancia con nuovi strumenti inediti, sedili profilati con poggiatesta anteriori estraibili, tunnel centrale dotato di strumentazioni e alcuni ritocchi che poi caratterizzarono il modello. Nel 1969 uscì la seconda serie della 1750 GT Veloce, tra questi fanalini anteriori integrati nel frontale, nuovi paraurti, diverse coppe ruota, fanali posteriori uguali alle altre GT e diversi sedili e pannelli. Il nuovo motore 00548 garantisce prestazioni notevolmente migliorate, sia in accelerazione che in ripresa. Leggermente aumentata anche la velocità massima, dichiarata oltre 190 km/h. La 1750 GT del 1969, che vedremo fra qualche puntata, era la versione da cui vennero ricavate le GTA M per gli anni che dominarono nelle competizioni. Grazie per la vostra visione, iscriviti per non perderti la prossima puntata dello speciale sulla storia dell'Alfa Romeo. Ci trovi su Facebook, su Instagram e naturalmente qui sul canale YouTube.